trovarci con Max Baggio, promotore di questa bellissima serata, il Crazy Ball. Come ti sembra sia andata la serata? Ma sicuramente è stata molto interessante, si sono visti degli atleti di grande livello, tra l'altro peccato per alcuni match che sono durati veramente poco, però sai, l'MMA hanno questa caratteristica e gli atleti che abbiamo impegnato in alcuni match, soprattutto nell'ultimo, erano veramente atleti di grande livello e quando scambi con quei guantini, con colpi così potenti, può essere che effettivamente l'incontro duri poco, però io credo che il pubblico si sia divertito veramente moltissimo. Il periodo, vabbè, fine agosto ovviamente non era neanche dei più semplici per organizzare, però abbiamo dimostrato veramente che nell'MMA abbiamo moltissimo da dire e che il pubblico ci segue numerosissimo. Ecco, qui si concatena la prossima domanda subito: come mai dal K1, dalla Muay Thai, da tutte le discipline che sono state portate avanti in maniera molto forte fino ad oggi, siamo passati a una così grande crescita dell'MMA e anche tu ti stai ponendo come in primis organizzatore di queste discipline? Ma guarda, io sono sempre stato molto appassionato di quella che è la Muay Thai e il K1, li ho sempre seguiti, organizzato, sono ormai, non lo so, 15 anni che organizzo eventi internazionali con titoli, atleti di grandissimo livello e l'interesse è sempre stato per quel tipo di disciplina. Poi comunque, frequentando Emiliano in questi anni, mi sono un po' appassionato prima alla Free Fight, Vale Tudo e quindi all'MMA, e adesso la vedo veramente una disciplina per organizzare molto molto interessante. Tra l'altro noto anche che il pubblico l'apprezza moltissimo e si nota da come incitano e come seguono i loro atleti e dal calore che si vive all'interno di questi eventi. Sembra di essere in uno stadio a Bangkok, direi. Ma guarda, hai detto bene, essere a Lumpini, più o meno allo stesso clima che vivo in queste promozioni di MMA. Poi, se devo dirlo, effettivamente mi sta veramente cominciando a piacere molto la disciplina e quindi mi ha portato a creare questo diciamo cage fight, questa serie di eventi che organizziamo in vari posti, e tra l'altro qui a Vicenza in primis è uno proprio dei punti di riferimento, anche perché lo abbiamo vicino a casa. Come trovi il connubio quindi tra quelli che sono gli sport da combattimento e i locali, la musica? Come pensi che si evolverà questa cosa? Ma guarda, io credo che sia la location perfetta secondo me per organizzare questo tipologia di eventi. Il palazzetto sicuramente è molto interessante, è una strada che seguiremo sempre e continueremo ad organizzare all'interno di palazzetti ovviamente, però quella di locali può essere una sana alternativa e soprattutto ti trovi una location molto predisposta ad ospitare pubblico e soprattutto noti che all'interno di un locale si vive questa vicinanza con il pubblico, la location, la disposizione è completamente diversa e anche il pubblico è più sciolto, è più libero di potersi muovere e spesso anche di stare vicino all'azione degli atleti. Ok, non ti domando domande riguardanti progettualità della Combat League perché aspettiamo la convention, ricordiamo il 23 settembre, però ti domando qualcosa riguardante il prossimo evento che sarà qui il 28 settembre invece 2012, vuoi dirci qualcosa di come sarà? Ma guarda, io credo che il 28 di settembre qui, a parte gli atleti che arriveranno stranieri, ricordiamo 5 olandesi, uno del team di Golden Glory e altri team molto famosi, Angelo Jim, atleti quotati che nell'MMA stanno già facendo grandissime cose, grandissime performance, avremo un titolo europeo professionisti, avremo un torneo a 4 atleti di pesi massimi, avremo degli altri due tornei, uno femminile e uno 84 kg maschile. Beh, io credo che per la MMA sarà una serata unica in Italia in assoluto. Mi domando dove metteremo la gente perché abbiamo veramente esaurito completamente il locale questa sera, ma ci inventeremo qualcosa per riuscire a contenerli tutti. E soprattutto al pomeriggio ci sarà tutto un undercard di MMA con atleti italiani, anche quella a grandi livelli. Direi un evento di MMA come mai si è visto in Italia. Ok, io ti ringrazio e hai qualcosa da aggiungere? Guarda, io invito tutti a venire il 28 settembre, poi sapete 19 ottobre, 23 novembre, 14 dicembre, beh,
credo che non vi trascureremo, amanti della MMA, assolutamente con gli eventi, e vi aspettiamo qui alla Crazy Bull di Vicenza. Ovviamente seguite il nostro sito Combat League per vedere tutti gli altri eventi di MMA che organizziamo in tutta Italia ormai settimanalmente. Esatto. E anche quelli di K1 e di Muay Thai, però quella non dimentichiamola mai. Assolutamente, sono le nostre due grandi discipline ovviamente più frequentate. Non mi dilungo su tutti gli appuntamenti che ci sono, quelli li troverete sul sito, però ecco, insomma, mi auguro di ritrovarvi tutti qui con noi il 28 di settembre.